Con la riapertura delle scuole e delle università e l'avvicinarsi dell'autunno che porta con sé il ritorno di virus come l'influenza, i cui sintomi sono facilmente confondibili con quelli del nuovo coronavirus, sarà necessario aumentare la capacità diagnostica per il rilevamento di SARS-CoV-2. Il numero di tamponi che attualmente l'Italia riesce ad eseguire giornalmente è aumentato molto, superando quota 100.000 in alcuni casi, ma serve una risposta ancora maggiore ed è per questo che si sta parlando molto, dei test rapidi. Noi siamo in collegamento con Antonella Viola, immunologa, docente dell'Università di Padova, direttrice dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Fondazione Città della Speranza. Buongiorno, professoressa Viola. Buongiorno a voi. Ecco, lei è tra le autrici di una lettera aperta che è stata firmata da un gruppo di scienziati e che ha posto l'attenzione proprio sull'importanza dei test rapidi in questa fase. Che sollecitazioni avete portato nel vostro appello e quali tipologie di test rapidi potranno aiutarci? Perché ce ne sono diverse e diciamo soprattutto quelli salivari potranno essere di grande aiuto anche perché non soltanto diciamo sotto il profilo della tempistica, della rapidità, ma anche proprio per la maggiore facilità dell'esecuzione. Possiamo riepilogare le opzioni Sì. esistenti che aiuto potranno dare? Allora, sì, dunque ci sono in questo momento una serie di opzioni che abbiamo a disposizione. Il tampone classico, come sappiamo, ripetiamolo, si basa appunto sull'inserimento di questo bastoncino su per il naso e poi nell'esecuzione di un test che si chiama PCR, praticamente un'amplificazione dell'RNA virale, si amplifica appunto il materiale del virus per riuscire poi a detectarlo, a identificarlo. Quindi più viene amplificato, più è necessario amplificarlo, vuol dire che minore è la carica virale, no? Abbiamo sentito anche parlare ogni tanto di questi cicli, cioè se il virus esce a 38 cicli vuol dire che la carica virale è molto bassa, se invece io ho bisogno solo di una ventina di cicli di amplificazione vuol dire che la carica virale è alta. In America è stato utilizzato, è stato sviluppato, è approvato e ora è in utilizzo un test molto più rapido, sempre di questo genere, che si basa invece che sull'utilizzo del tampone, quindi di questo bastoncino nel naso, sull'uso della saliva. Praticamente il soggetto può da solo eseguire il test, nel senso che gli viene dato un contenitore, lui raccoglie la saliva in questo contenitore, dopodiché si fa la solita normale PCR come quella che ho spiegato prima, però hanno accorciato molto i tempi, hanno modificato i protocolli in modo da poter avere le risposte nel giro di poche ore. La differenza qual è? Non c'è l'invasività perché il bastoncino in un adulto, per carità, lo sopportiamo, magari già i bambini piccoli è già più complicato. Non c'è la variabilità da operatore ad operatore, perché a seconda di quanto andiamo in profondità, di quanto è bravo l'operatore nel raccogliere. L'operatore non è esposto a nessun rischio perché ognuno si raccoglie il suo. I tempi sono molto rapidi, in qualche ora si ha la risposta. I costi sono estremamente bassi, costa meno di $10, per cui davvero un grande vantaggio. Questo è già approvato dall'FDA americana ed è a disposizione. Poi ci sono i test super rapidi, che sono quelli invece antigenici. Quelli, per esempio, per intenderci, che si usano a Fiumicino in aeroporto in questi giorni. In questi casi ci sono due modalità: o si può usare il tampone nasale e poi si va a sviluppare nel giro di pochi minuti, abbiamo la risposta perché qui non serve amplificare l'RNA virale, questo test riconosce le proteine del virus. Quindi dice se è presente le proteine appunto che il virus produce durante la sua replicazione, la sua formazione. Questo tipo di test appunto al momento è stato approvato in America, l'FDA ne ha approvati quattro di tipo diverso, sono basati ancora sul tampone però, non sulla saliva. Anche a Fiumicino fanno il tampone e lo sviluppano però immediatamente. Il vantaggio qual è? La risposta è immediata, nel giro di qualche minuto io so se c'è la positività o non c'è. Lo svantaggio qual è? È un po' meno sensibile degli altri me due metodi che ho illustrato prima. Mentre gli altri due, sia saliva sia tampone nasale, usano la PCR, quindi la sensibilità è uguale, in questo caso la sensibilità è più bassa. Però questo potrebbe non essere un grandissimo svantaggio, perché se noi immaginiamo di poter perdere una persona che è positiva, ma è ancora in una fase iniziale, quindi il virus ha ancora una carica bassa, possiamo pensare di ripetere il test 24 ore dopo, per cui il virus, se si sta replicando, la sua carica è aumentata, quindi sicuramente identificheremo quella persona come positiva. Per
Ovvio che nel nostro appello noi abbiamo detto tutti questi test sono fantastici, dobbiamo passare rapidamente a questi test antigenici, ma l'obiettivo finale, quello che veramente sarà la chiave che ci permetterà di tornare a una vita normale, è il test fatto con la saliva ma antigenico. Quindi raccogliere la saliva e sviluppare in 2-3 minuti e avere una risposta, come un po' il test di gravidanza, diciamo, solo che invece delle urine qui andiamo a prendere la saliva. Questo test è fondamentale, perché? Perché noi ci siamo posti questo problema, perché stiamo spingendo tanto per la validazione di questo tipo di test? Perché tra un po', con la riapertura delle scuole e l'arrivo dei raffreddori stagionali e dell'influenza, il numero di persone che avranno sintomi simil Covid saranno tantissime, e a quel punto di nuovo si caricherà il sistema sanitario con i tamponi, saranno tante le persone che avranno bisogno di essere tamponate. Quindi in alcune regioni d'Italia, in alcune città siamo organizzati per poter fare tanti tamponi, ma è inutile negarlo, il territorio italiano non è tutto uguale e ci sono delle situazioni in cui invece questo può essere un problema incredibile. Non solo, poi c'è la rapidità della risposta, no? Immaginiamo una situazione a scuola, noi vogliamo da subito sapere se c'è stato un vero contagio e quindi se bisogna mandare a casa i bambini, chiudere la classe, disinfettare, quindi creare disagio ai bambini, agli insegnanti, alle famiglie, o se invece è un falso allarme, è un'influenza, è un raffreddore, quindi possiamo ricominciare dopo un quarto d'ora a fare lezione. Ecco, questo veramente cambierebbe la vita di tante famiglie, per questo la spinta è in questa direzione. Che feedback avete ricevuto? Diciamo, cosa possiamo immaginare rispetto ai tempi della validazione? Che, diciamo, anche strumenti attualmente sono stati sviluppati intanto dalle aziende, ce ne sono di promettenti che potrebbero davvero entro breve essere disponibili? Allora, sì, sicuramente sì, come dicevo già, per quanto riguarda il tampone, con test antigenico basato sul tampone, che ovviamente in attesa sarebbe già utilizzabile, ce ne sono già diversi, 4 validati dall'FDA americana, in Italia è stato validato dallo Spallanzani, così come in Veneto dall'ospedale di Treviso, e sono i test che saranno utilizzati appunto in Veneto e in Lazio nelle scuole, sono quelli che si sono utilizzati adesso nell'aeroporto di Fiumicino. Cioè noi ci chiediamo se questi test vanno bene per identificare degli eventuali positivi in aeroporto, perché non devono andare bene nelle scuole, nelle università, cioè possono essere uno strumento utile. In attesa però, appunto, come dicevo, di fare una validazione seria sull'uso dei test antigenici basati sulla saliva, qui bisogna aspettare. Purtroppo il feedback dipende, molti colleghi che sono d'accordo con noi, abbiamo ricevuto appunto molte mail dicendo avete fatto bene, perché bisogna informare anche il governo, prendere una posizione. Lo stesso viceministro Sileri ha detto che lui è assolutamente con noi su questi test. Il comitato tecnico scientifico invece a quanto pare sostiene che la sensibilità sia bassa e quindi ci sia un rischio di perdere degli eventuali positivi che con questi test possono sfuggire. Ripeto, questo è un non problema in questo momento, perché è vero che potremmo perdere qualche positivo che ha una carica virale molto bassa, però potremmo fare uno screening estremamente diffuso sulla popolazione. D'altro canto, identificheremo molti più positivi di quelli che possiamo identificare con i tamponi. Quindi bisogna fare davvero un calcolo costi-benefici. Dal nostro punto di vista sono maggiori i benefici dei costi.